che cambia siamo noi. L'economia del bene comune non è niente di nuovo. Anzi, non l'abbiamo neanche inventata. Esiste già da centinaia e migliaia di anni. È praticamente l'etica applicata nell'economia. Anche la nostra Costituzione, l'articolo 41, dice che l'iniziativa economica privata è libera, però è sottoposta a non danneggiare la società. Quindi tutto quello che non si orienta al bene comune praticamente è anticostituzionale. Sviluppare questo strumento, questo è stato la sfida, il compito e la prestazione del nostro movimento. L'economia del bene comune è nato in Austria da imprenditori che non volevano più essere problema per il mondo, ma parte della soluzione. Era l'idea di mettere a disposizione uno strumento applicabile subito per misurare il bene comune. Il bene comune non è misurabile attraverso il PIL. Allora questi imprenditori hanno portato questa idea di strumento anche qua nel Sud Tirolo e in Italia. In Italia cerchiamo di portare avanti questa idea perché l'Italia ha proprio bisogno di questo atteggiamento, di mettere in atto. Sono Stella Catto, collaboro con il gruppo di ricerca Centro Studi Qualità Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. E all'interno di questo gruppo mi occupo prevalentemente del coordinamento di un master universitario in gestione ambientale strategica. All'interno del master affrontiamo temi vicini ai temi affrontati dall'economia del bene comune. Il modello proposto dall'economia del bene comune, il modello della matrice del bene comune, dà la possibilità ad un'impresa, ad un'organizzazione, un soggetto insomma che vuole fare il bilancio del bene comune, deve in qualche modo prendere in considerazione un orizzonte di valori, un sistema di valori che costituisce un orizzonte di riferimento per valutare la propria attività. La matrice infatti è composta da combinazione di quelli che sono gli stakeholder di un'azienda. In verticale abbiamo i portatori di interesse, che sono uno i fornitori, poi quelli che danno i soldi, poi i collaboratori, i clienti e l'ambiente. Tutti questi elementi, questi stakeholder, sono valutati prendendo in considerazione i valori che sono quelli fondanti dell'economia del bene comune, la dignità umana, la solidarietà, l'ecosostenibilità, la cogestione democratica, la trasparenza. Abbiamo pensato perché non applicare questi valori anche nella vita professionale. Allora abbiamo detto se incrociamo ogni portatore di interesse con ogni valore, allora possiamo guardare meglio cosa questa azienda veramente fa. Se io ho dei fornitori che rispettano la dignità umana, posso dare risposte alle domande concrete, quello che faccio. Questo dà un'immagine dello stato attuale. E in questo modo ogni portatore di interesse viene analizzato secondo i valori che noi riteniamo importantissimi. Per ogni di questo campo possiamo dare un punteggio e otteniamo delle risposte. E le risposte sono molto molto concrete, quindi un greenwashing non è più possibile e noi vogliamo essere trasparenti, vogliamo far vedere i nostri comportamenti virtuosi e ci sono già adesso tantissime aziende che fanno talmente tanto di bello, di virtuoso, di best practice, che questa serve anche a comunicare. La prima fase
dell'applicazione della matrice è quella di un'autovalutazione. L'impresa fa un'autovalutazione che consiste sia in un processo di riflessione sia in una poi attribuzione di un punteggio. La fotografia, insomma, della situazione e contemporaneamente è possibile individuare degli obiettivi di miglioramento. L'impresa o comunque l'organizzazione che inizia l'applicazione e il confronto con la matrice capisce dove cosa deve fare per andare nella direzione dell'economia del bene comune. La seconda fase dell'autovalutazione è quella della cosiddetta peer evaluation, della valutazione tra pari, ovvero un momento in cui l'impresa o l'organizzazione che fa il bilancio del bene comune si confronta con altre realtà. Ci devono essere minimamente 3 aziende che fanno questa valutazione di gruppo. Quindi il voto lo danno le 2 altre. Viene convalidato o modificato il punteggio e questo costituisce un ulteriore percorso di consapevolezza, perché poi c'è anche un momento di scambio che rientra poi tra quelli che sono i principi e i valori un po' fondanti dell'economia del bene comune, che è la cooperazione, la solidarietà e il fare rete. Però è sempre un controllo minimo. Da persone non formate. La terza fase è quella dell'audit, quindi un momento di verifica esterna da parte di un auditor indipendente dall'azienda che convalida quanto fatto. L'audit esterno è anche una valutazione più profonda, perché nell'audit esterno viene richiesta la documentazione di tutto quello che si scrive nella relazione. Parliamo anche con i collaboratori, quindi facciamo un'analisi che tutto sia veritiero di quello che hanno descritto. Conclude, se vogliamo, il percorso. Gli obiettivi che si pone l'economia del bene comune, grazie anche al bilancio del bene comune che dovrebbe affiancarsi in qualche modo al bilancio finanziario, dovrebbe creare un sistema di incentivi, per cui anche diciamo che c'è un ruolo importante da parte del legislatore, che appunto dovrebbe far propri questi valori, questi principi dell'economia del bene comune, quindi creare un sistema per cui vengono premiate le aziende che fanno questo tipo di bilancio. E adesso ci sono sempre più leggi che sostengono questa rendicontazione, che la chiedono e che la premiano. In Alto Adige o anche nel resto d'Italia? A tutto livello europeo. Finora fare un bilancio del bene comune è stato un atto di volontariato. Era ben vero che il bilancio del bene comune dà visibilità, alza l'immagine, però quello che mancava era praticamente un aiuto, un sostegno economico. Adesso, con l'introduzione degli appalti pubblici, alcune ci sono già. Siamo ancora un po' all'inizio di queste norme di vantaggiare le aziende, però siamo a un buon punto e sulla strada giusta. L'Italia che cambia è speranza di un cambiamento vero, è la possibilità di mettere in rete tutta una serie di esperienze positive. Vedo tanto potenziale di cambiamento nel piccolo e nel grande. E proprio per questo mi piace l'economia del bene comune, perché mette a disposizione uno strumento con il quale possiamo cambiare anche l'Italia in un modo più veloce. Non è ideologia, è qualcosa di molto molto concreto. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.